Campli in questi giorni protagonista di un progetto Erasmus a livello europeo. In cosa consiste questo importante progetto? Sì, un progetto molto importante che si è fatto anche negli scorsi anni, ma quest'anno ha una rilevanza maggiore. In particolare la scuola di Sant'Onofrio ospita dei ragazzi, degli studenti provenienti da diverse parti d'Europa, in particolare Francia, Inghilterra, Finlandia e Grecia. È una forma di inclusione culturale e scolastico in cui appunto c'è uno scambio di opinioni tra ragazzi, soprattutto importante per imparare la lingua. Questo progetto si conclude sabato alle ore 17 a Sant'Onofrio in piazza Madonna delle Vittorie con i canti dall'Europa, canti e balli dei ragazzi che vengono appunto dalle nazioni che ho menzionato, e quindi una bella cosa anche a livello di promozione del territorio, perché facciamo conoscere le nostre bellezze a tutti questi ragazzi che provengono da diverse parti d'Europa. Un motivo per rilanciare Campli, visto tutte le i disagi che ha subito tra terremoto, frana e maltempo, quindi un primo segnale che diamo ai nostri cittadini di rilancio del territorio.